Ciao a tutti. Allora, abbiamo imparato a disegnare i bambini in tante maniere diverse, ma oggi ci occupiamo di qualche particolare che ci può essere utile. Ad esempio, tutti questi quattro bambini sono bambini che sorridono, in effetti stanno facendo delle cose che li soddisfano e li rendono felici. Ma mica sempre la nostra espressione è felice. Noi abbiamo tanti tipi di sentimento, potremmo essere felici, sorpresi, contenti, tristi, arrabbiati, stanchi, furiosi delle volte, oppure addormentati, oppure anche soddisfatti di una bella cosa che abbiamo fatto, oppure sorpresi di una cosa che non ci aspettavamo. Insomma, possiamo essere in tante maniere diverse, possiamo avere tante espressioni diverse. Allora, direi oggi di provare a esercitarci a fare qualche espressione diversa. Per fare delle espressioni diverse, esercitarsi a fare delle espressioni diverse, consiglio di prepararvi un bel po' di teste. Allora, noi abbiamo usato delle teste rotonde, delle teste quadrate, rettangolari, delle teste fatte a U e noi ce le possiamo disegnare un po'. Ecco, lo sapevo, tutte le volte che sto facendo qualche cosa arrivano subito quei curiosoni della Pimpa, di Ninù e invece Forbicina Volpina era già qua, adesso si sta facendo una risata perché sto parlando di lei. Bene, allora per fare dei cerchi, sapete che fare un cerchio abbastanza giusto a mano libera non è sempre così facile. Si dice che ci fosse un artista da bambino, un artista italiano che sapeva fare dei cerchi perfetti e si chiamava Giotto. E infatti ha dato il nome anche a certi pastelli che forse qualcuno di voi ha. Ma cosa possiamo usare per aiutarci per fare dei bei cerchi? Allora, in casa sicuramente avrete delle cose rotonde, magari non ce ne siamo mai accorti, ma ad esempio le monete sono rotonde, allora possiamo appoggiare una moneta e fare il contorno della moneta e ci viene un bellissimo cerchietto. Se abbiamo bisogno di fare dei cerchietti più grandi, abbiamo altre cose come qui ho il rotolo del nastro isolante, che ogni tanto mi serve per fare dei lavori in casa, oppure beh, questo barattolino di pastiglie. Oppure un bel bicchierino. Che si tiene anche bene. Poi abbiamo altri generi di barattoli. A seconda della grandezza che ci serve, possiamo aiutarci con questi per fare una bella serie di cerchi che poi saranno le nostre teste, le teste per provare le varie espressioni. Poi se ne vogliamo fare uno bello grosso, abbiamo anche questo barattolo qua, ma sono sicuro che in casa troverete tante tante cose. Qua, quando abbiamo tanti cerchi, possiamo cominciare a trasformarli nelle facce o per disegnare noi stessi oppure per disegnare gli altri. Allora, vediamo un po'. Questa persona qua ce l'ha con qualcuno. Poi a ogni faccia possiamo mettere dei particolari, ricordiamoci le orecchie che io me le dimentico molto spesso. Poi possiamo fare la pettinatura, ad esempio questa persona è un po' irritata, gli facciamo i capelli un po' diritti così. Poi se vogliamo ci sono tanti particolari che possiamo mettere. Dopo, ad esempio, questo signore qua ha gli occhiali un po' come il maestro e così via. Ah, dimenticavo, per fare i cerchi io ho anche questo strumento che si chiama circoligrafo e che ha dei buchi scavati dentro. E è bellissimo perché io basta che lo tengo fermo, ci passo la matita e viene un bel cerchio. E infatti adesso me ne faccio una bella serie qua. Lo sposto. E via.
Ecco qua, mi sono fatto un bel foglio di forme per fare le facce, sia dei cerchi, delle U, anche dei rettangoli. Poi ho pensato di fare anche un paio di facce a forma di pera. Avete visto però i nostri amici come stanno attenti? Non dicono una parola, non fanno né un miau né un bau, perché loro dedicano tantissima attenzione a queste cose, perché poi, io lo so, faranno delle cose bellissime. Allora, adesso che mi sono preparato tutto questo foglio, comincio a mettere, ad esempio, gli occhi. Gli occhi non sempre sono aperti. Allora, possiamo avere gli occhi ben aperti che ci guardano. Ma possiamo avere anche gli occhi chiusi, ad esempio quando dormiamo, oppure gli occhi chiusi ma perché siamo contenti, oppure possiamo avere gli occhi un po' strizzati quando ad esempio c'è qualche cosa che non ci va veramente, Ma sì, quando siamo soddisfatti abbiamo degli occhi particolari e tutti capiscono che siamo soddisfatti. Facciamo anche due occhi soddisfatti a questo signore qua. O signora, non lo sappiamo ancora. Ecco qua, come vedete adesso tutte queste facce hanno gli occhi e come vedete sono molti occhi, sono diversi, perché ci sono occhi che guardano di qua, che guardano di là, occhi strizzati, occhi che ci guardano dritti davanti. Adesso possiamo mettere qualche altro particolare. Ecco qua, adesso hanno le orecchie, hanno anche il naso e cominciamo a avere anche delle espressioni particolari. Si comincia a capire che tutti non sono nello stesso momento, tutti provano delle emozioni un po' diverse in quel momento. Se volete vederle meglio, potete mettere in pausa la registrazione, cioè il filmato. E ecco che abbiamo aggiunto le bocche. Adesso ve le faccio vedere un po' più da vicino. Adesso sì che vediamo che sono tutti diversi, tutti che stanno facendo qualche cosa di diverso. Qualcuno ride, qualcuno piange, qualcuno è soddisfatto, qualcuno se la sta ridacchiando, qualcuno è un po' stupito di qualche cosa che si è trovato davanti, a qualcuno è successo qualche cosa che non si aspettava, è un po' indispettito, qualcuno sta cantando, parlando, qualcuno sta pensando, qualcuno sta osservando cosa fanno gli altri. Anche per questi, se li volete vedere tutti con calma, potete mettere in pausa il video, la registrazione, e così potete vederli tutti. Ma la cosa migliore è che proviate voi a farli. Adesso però mancano dei particolari, mancano i capelli, gli accessori, vediamo un po' di farli. Ecco qua, Pimp e Milù, come vedete, si stanno divertendo un sacco a vedere tutte queste facce e non vedono l'ora di andare anche loro a farne un bel po'. Ecco qua, adesso abbiamo aggiunto anche i particolari, mettiamo che vada a fuoco, ecco qua. E il bello di fare un lavoro di questo genere è che non si sbaglia mai, nel senso che ognuno ha un'esperienza diversa e possiamo farne quante vogliamo, dimentichiamoci della gomma, possiamo farne tanti tanti, poi quando abbiamo qualcuno che ci soddisfa possiamo copiarcelo da quelli che abbiamo fatto. Quelli miei, come al solito, vi dico, sono solo dei suggerimenti.
ma sicuramente poi avrete delle idee anche molto più belle delle mie per fare queste belle faccette. Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, alla prossima video lezione che sarà sui bambini fagiolo. Sorpresa! Ciao ciao! Ciao bimbi, non vi avevo ancora salutato. Sono proprio belle queste faccette, vero? Miau!